dal U-Power Stadium di Monza, buonasera da Matteo Migliori. Questa è Monza Cittadella, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. 3-0 l'andata in favore del Città, ma stasera c'è tutta un'altra partita. Secondo palo, di testa Donnarumma, la palla rimane lì, Balotelli respinge Castagna. Sembrano loro due gli indiziati per andare a battere questo calcio di punizione. Va Balotelli sul fondo, sì, mette palla sul destro, fa il cross, colpo di testa di Frattesi, pallone sul fondo, fischia Sacchi, parte Baldini, la grande parata di Di Gregorio, serve Boateng, pensa al cross, l'effetto, c'è una deviazione, rischia un clamoroso autogol per Ticone, recupera col mancino, apre a sinistra per Carlos Augusto che controlla, fa puntare Gringhelli, il cross basso, Balotelli, ecco il gol del Monza, minuto 58, Mario Balotelli, è 1-0. Attenzione al Monza che ora si distende sulla corsia di sinistra, il pallone viene messo al centro, anticipato, Mota Carvaglio da Perticone che mette palla in corner. Carlos Augusto gestisce palla ora ad Alessandro, va sul destro, ancora ad Alessandro, accelera, pensa al tiro, ancora supera due avversari, la palla rimane lì, a conclusione! E trova il 2-0 il Monza al minuto 78! D'Alessandro, l'impresa era più vicina, serve un gol alla squadra di Brocchi, saranno 13 minuti di fuoco. Bandierina, il pallone a centrare, colpo di testa, la palla rimane lì, Castrati in anticipo su tutti. Recupera, finisce qui, triplice fischio, il Monza batte 2-0 il Cittadella, ma non basta, è il Cittadella che accede alla finale playoff.